5 credo,
schermo con proiettore che è grande quanto lo schermo al cinema, ok? E c'era la mia faccia esattamente in questo stesso setting, con questo stesso microfono. Io messa così a parlare. Un imbarazzo, vi giuro, perché in realtà dovete sapere che io sono una persona molto timida nella vita reale. E quindi il fatto di espormi così davanti a centinaia di persone mi faccio più paranoie davanti a centinaia di persone, mia coetanea, tra l'altro, è stato un è stata importante.
a YouTube per quello che mi ha dato in questi anni, a voi per quello che mi avete dato in questi anni. E niente, volevo semplicemente, ripeto, condividere questa esperienza con voi. Detto ciò, io vi ringrazio, vi saluto e vi lascio al video sulla comunicazione in caso di crisi e come gestirla nel caso in cui possa interessare qualcuno o più che altro a rilassare. Ciao a tutti e fatemi sapere cosa ne pensate, se l'avreste fatto in generale, se approvate o meno questa cosa, se vi è piaciuta, se trovate il video rilassante. Ciao a tutti! Oggi parleremo delle principali strategie messe in campo per restaurare la propria immagine e reputazione in momenti di crisi, momenti in cui è necessaria una specifica narrazione pianificata per poter riemergere da spiacevoli situazioni comunicative. Il video sarà però in modalità ASMR, cosicché parlare di crisi risulti lo stesso rilassante. L'obiettivo del video è quello di fornirvi una visione approfondita delle strategie di apologia, riparazione dell'immagine e comunicazione di crisi, contribuendo così sia alla teoria che alla pratica delle relazioni pubbliche. Come confermano i dati, non esiste una strategia unica e vincente, ma bisogna guardare a innumerevoli fattori circostanziali. Le diverse strategie possono essere utilizzate singolarmente o in combinazione per garantirne il successo. Diversi autori hanno affrontato il tema, di particolare rilevanza, per esempio, le caratterizzazioni di Benoit e Kumb. Nel fornirvi questi dati, farò riferimento a un'analisi che ha esaminato 110 articoli pubblicati tra il 1986 e il 2016 su 51 riviste di comunicazione e relazioni pubbliche. Sono stati individuati vari tipi di discorso in caso di scuse ed è stata valutata la loro efficacia con dettagliate note analitiche. La ricerca è stata quindi in grado di studiare 30 anni di crisi, sia individuali che organizzative, per determinare quali strategie fossero le più efficaci. Vediamo quindi alcune delle strategie che possono essere utilizzate. Sicuramente abbiamo quella della negazione, che consiste nel negare di aver fatto qualcosa di sbagliato o di avere rapporti con quanto di negativo è avvenuto. All'opposto della negazione abbiamo poi la strategia dell'identificazione, che rinforza l'esistenza del fatto. Chi parla cerca però di farsi associare con qualche elemento visto in maniera positiva da chi ascolta. Un'altra strategia prevede di separare il fatto dal contesto più ampio, che però dava senso al fatto stesso. Un'altra strategia di distogliere l'attenzione dagli elementi particolari per spostare la questione su un contesto più ampio, più generico. Dopo aver visto alcune delle strategie più utilizzate, una domanda sorge spontanea. Usare una strategia o un'altra allo stesso effetto sull'immagine dell'azienda? Beh, risposta breve, no. La strategia più di successo risulta essere quella che prevede di risolvere i problemi causati e fare in modo che questi non riavvengano in futuro. Difatti, questa strategia, oltre ad essere quella più di successo, è anche tra le tre strategie più utilizzate. La strategia con meno successo, una percentuale più alta di fallimento, risulta essere quella della negazione. Interessante però notare che nonostante ciò rimane la prima strategia più utilizzata a livello statistico. Vi farò adesso un esempio per dare concretezza a quanto detto fino ad adesso. Ricorderete sicuramente il video shock con cui Greenpeace chiese a Nestlé un break per foreste oranghi. In quella situazione specifica, Nestlé ha chiesto a Google di rimuovere il video da YouTube. Tuttavia, non è con la tattica dell'avoiding responsibility che si può recuperare una situazione di crisi. Nestlé ha quindi timidamente annunciato che avrebbe utilizzato dell'olio di palma sostenibile, ma Greenpeace a quel punto ha lanciato una controffensiva, chiedendo ai suoi sostenitori di protestare contro Nestlé, condividendo video online, modificando la propria immagine del profilo di Facebook, scrivendo Nestlé Killer, boicottando gli stessi prodotti Nestlé. Forse in quel caso Nestlé avrebbe potuto prendere in considerazione le richieste dei consumatori. Forse una strategia di correcting offensiveness sarebbe stata la soluzione vincente. Capiamo quindi a questo punto quanto siano importanti i discorsi fin qui riportati e quanto la comunicazione in caso di crisi faccia la differenza per un individuo o organizzazione. Grazie a tutti per l'attenzione e un saluto, con la speranza di avervi interessato all'argomento e almeno un po' di avervi fatto rilassare.